Allora, il simbolo è una concretizzazione, diciamo, della nostra storia con uno sguardo al futuro, perché come illustreremo oggi è un simbolo che richiama i valori socialisti tradizionali come la rosa del Partito Socialista Europeo e sullo sfondo i raggi del sole nascente. Sì, il comitato è uno strumento di coordinamento della campagna elettorale in cui noi abbiamo coinvolto con un mix di esperienze e rinnovamento le persone che ci daranno una mano in questa campagna elettorale. Sono 15 compagni e compagni che rappresentano in parte la nostra tradizione e in parte l'accesso di nuove energie, e va in continuità con questo nostro progetto di rinnovamento della politica e anche del personale politico. Noi abbiamo presentato una piattaforma di 15 punti programmatici che adesso svilupperemo nei prossimi giorni e illustreremo nuovamente al candidato sindaco, e che si fondano sostanzialmente sulla realizzazione della città intercomunale, intesa come area vasta di 150.000 abitanti, che comprenda quindi i comuni vicini a Frosinone e che sia capace di mettere insieme i servizi migliorandoli, abbattendo i costi. E poi vogliamo che Frosinone diventi la capitale del centro Italia per l'accesso ai fondi comunitari. Purtroppo poco o nulla è stato fatto in questi anni. Noi riteniamo che si debba e si possa fare di più e proponiamo l'istituzione già da subito di un ufficio di europrogettazione in cui mettere a lavoro i professionisti per partecipare ai bandi comunitari e intercettare l'unica forma di finanziamento oggi a disposizione degli enti locali. Il Partito Socialista ha una lista pronta rispetto ad altre invece forze della coalizione? Beh, ci abbiamo lavorato da tempo, da quest'estate, si deve al grande lavoro che ha fatto Vincenzo Iacovissi e la sezione, non solo sul programma ma anche sui candidati, quindi è un grande rinnovamento, a parte le presenze storiche che ci sono, alle quali siamo affezionati. C'è stata una grande capacità di catturare nuove energie, tant'è che possiamo dire che addirittura il 35% di candidati sono dei candidati che non sono di partito, sono dei candidati che non hanno la tessera ma si sono avvicinati a questa nostra proposta politica, tant'è che il simbolo è un simbolo di chiara riconoscibilità socialista, perché ci sono i raggi del sole nascente, il simbolo della storia socialista e socialdemocratica, c'è la rosa del Partito del Socialismo Europeo, c'è la scritta socialisti, ma poi c'è scritto anche e riformisti per Frosinone, e quindi c'è un'apertura a quanti non sono di partito. La cosa che mi fa più piacere è che addirittura le persone che noi avevamo candidato non iscritte al partito erano oltre il 40%. Alcuni di questi, in questo periodo di 6 mesi in cui si è lavorato, hanno gradito molto, diciamo, l'attività interna del partito e si sono iscritti, persone anche di prestigio, insomma, qui a Frosinone. Io sono molto soddisfatto, perché il problema che noi abbiamo è di creare una nuova classe dirigente. Il Partito Socialista Italiano si impegna soprattutto a creare nella città di Frosinone una nuova classe dirigente nell'ambito di un contesto unitario. Abbiamo fatto questo accordo su richiesta del dottor Cristofari proprio per ripresentare un centro-sinistra unitario qui a Frosinone. Io sono convinto che, come è sempre avvenuto in passato, quando il centro-sinistra si è presentato unito qui a Frosinone è sempre vinto, e io penso che ci sia, pur rispettando l'avversario che di tutto è un avversario forte che non va sottovalutato, però ci sono le condizioni per un'alternativa forte, competitiva e vincente.